L'Italia ha vinto il campionato mondiale di pesca sportiva ospitato dalla Regione Molise, scelta come location d'eccezione dalla Federazione Internazionale della Pesca Sportiva in Acqua Dolce per ospitare la 19ª edizione del mondiale di questa disciplina. Nel fine settimana appena trascorso sono state ben 14 le nazioni chiamate a contendersi il campionato del mondo, con esche artificiali da riva sulle sponde del fiume Biferno nel tratto tra Baranello e Fossalto. Una manifestazione di assoluta rilevanza per la regione, che ha visto al suo interno anche momenti di riflessione importanti, come il convegno sugli ecosistemi acquatici del territorio molisano, una regione ricca di biodiversità, convegno tenutosi nella sala della Costituzione della provincia che ha coinvolto anche gli studenti. Sport, ambiente e politiche europee, le tematiche fondamentali al centro dell'impegno dell'ente provinciale, ha spiegato il consigliere Alessandro Pascale, che ha ringraziato quanti si sono prodigati per la riuscita dell'importante competizione. La provincia si inserisce in questo contesto per due motivi principali. Il primo, le politiche europee, perché accogliamo tutte le federazioni, sono circa 400 atleti che pervengono da tutta Europa. Quindi con questi ragazzi sensibilizziamo anche, abbiamo parlato anche di un breve tratto di politiche europee. E l'ambiente. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari che nell'occasione di questa manifestazione hanno pulito, hanno bonificato tutto il tratto del fiume gratuitamente. Ci tengo particolarmente a ringraziare questi giovani pescatori di buona volontà.